Siamo con il direttore sportivo Giovanni Dolci. Direttore, il 1° settembre riapre il calciomercato. Come si sta muovendo la società? La città sta muovendo secondo me in maniera oculata, sotto traccia. Abbiamo delle cose che si stanno sviluppando in questi ultimi giorni molto interessanti e contiamo di arrivare sicuramente, come è accaduto l'anno scorso, a fine mercato con una squadra completata, ma ci vuole pazienza perché, come hai detto, il mercato si apre il 1° settembre, la Serie B non si è ancora mossa, quindi naturalmente i calciatori bravi aspettano tutti la categoria superiore. In questo momento ho un sacco di trattative aperte, credo che qualcosa potrebbe arrivare a fine settimana, inizio settimana, ma la cosa più importante è che non bisogna avere fretta a prendere i calciatori validi e giusti per questa Pistoiese. La scorsa settimana sono stati riconfermati Mazzarane e Gucci della squadra dello scorso anno. C'è possibilità di vedere ancora qualche giocatore dello scorso anno con la maglia della Pistoiese? A questo punto no, abbiamo cominciato a fare dei lavori individuali, i calciatori che avevamo in testa li abbiamo riconfermati e arriverà qualche giocatore giovane della primavera di grande prospettiva che ho già individuato, c'è bisogno solamente di un paio di giorni e poi mi sto muovendo su qualche calciatore più importante, che naturalmente ci vuole più pazienza perché i calciatori importanti in questo momento hanno tante richieste. Qual è l'obiettivo quest'anno della società? L'obiettivo è di far bene. Gli obiettivi non si danno mai prima di iniziare il campionato, i proclami a me come l'anno scorso non mi sono mai piaciuti. L'obiettivo è di far bene e di fare un buon campionato perché sarà una stagione importante per tutti, ma ricordiamoci che veniamo da un momento molto delicato, da 6 mesi di inattività, è anche difficile capire come sarà la stagione entrante, anche per quello che non voglio dare un obiettivo certo, ma in cuor mio so che obiettivo ho. Nei giornali nelle scorse settimane è uscito un nome particolare, quello di Pazzini. È più un sogno che realtà? Non è nulla, è una suggestione.